dispetto di un processo di terziarizzazione spinto che ha investito tutti i paesi occidentali, Milano è ancora oggi una città profondamente industriale e manifatturiera. Lo dimostra la presenza sul nostro territorio di aziende storiche che hanno oltre 100 anni di vita e che determinano la ricchezza non soltanto produttiva della città, ma anche la sua configurazione culturale e l'organizzazione della vita sociale. Andiamo a scoprire l'attualità di alcune eccellenze storiche milanesi, raccontate dai protagonisti. Pirelli nasce nel 1872, nasce a Milano, da sempre un'azienda legata alla città fin dalle sue origini, ma da subito con uno sguardo internazionale. È un'azienda che ha contribuito a trasformare questa città. Per fare solo qualche esempio, il grattacielo Pirelli, universalmente riconosciuto come il Pirellone. Questo rapporto è un rapporto d'amore con la città, è un rapporto con delle caratteristiche che sono caratteristiche dell'azienda, quindi una città innovativa, una città politecnica, una Milano politecnica, esattamente come l'azienda Pirelli, che è un'azienda che fa della cultura scientifica e della cultura umanistica un linguaggio universale. Branca Distillerie, un'azienda che è nata 170 anni fa, azienda milanese sul territorio milanese che inventa il famoso Fernet Branca. La Branca è sempre stata vicina a quello che è Milano, perché appunto è stata vicina alla Scala nei momenti della ricostruzione. Abbiamo rimesso a posto quello che è la torre di Gio Ponti al Parco Sempione, che ora si chiama Torre Branca. L'azienda Branca appunto è un'azienda milanese, è un'azienda italiana che nella sua mission ha proprio quello di portare il fare italiano in giro per tutto il mondo e farlo apprezzare. La Cartel è nata a Milano 65 anni fa e la Cartel rappresenta sicuramente il design, come Milano rappresenta la capitale del design. La Cartel quindi è sempre vissuta in questa sfera milanese dove c'è la Triennale, l'Adi, il Salone del Mobile e quindi ha riversato tutta la sua innovazione, ha creato il suo brand in questo museo lavorando in stabilimenti intorno a Milano e in Lombardia. Esattamente 80 anni fa mio nonno, Francesco Vitaloni, apriva a Milano in Vialecco una rosticceria intitolata alla vicina chiesetta San Carlo al Lazzaretto, dove si affacciava il negozio. Una storia di amore e di passione, tutta milanese, raccontata prima da mio nonno e poi da mio padre, che ha trasformato la rosticceria nell'azienda San Carlo. Oggi festeggiamo il nostro anniversario con la 1936. È un prodotto innovativo che si rifà alla ricetta originale della rosticceria e riporta sulla confezione il Duomo di Milano. Molte aziende hanno creato un proprio museo d'impresa. Perché? È una questione di identità. La cultura d'impresa si forma ogni giorno nell'agire quotidiano delle singole aziende. Queste esperienze si fissano su documenti che stanno all'interno degli archivi e formano quella che è la memoria di un'impresa. Che cos'è un museo d'impresa? È una forma di valorizzazione non soltanto estetica di questa memoria che naturalmente si è accumulata nel tempo. È una forma di rappresentazione di sé, è una questione di identità.